Sospetto. Tutto ciò che siamo è nel nostro cervello. L'amore, le paure, i sogni, anche quelli sconci. Sono segnali elettrici che scattano in mezzo alle vostre orecchie. Questo piccolo organo è più potente di qualsiasi computer. Ma ha delle limitazioni. Ho visto mia madre morire di malattia del motoneurone e perderla mi ha fatto capire che la morte arriva per tutti. Ma come sarebbe se potessimo evitarla? Se potessimo rilevare il vostro cervello con una scansione e caricarne la mappa neurale nel cloud? Beh, sarebbe la fine della sofferenza umana. Oppure della morte stessa. L'alba di una nuova società dove guerra, oppressioni e malattie sono tutte preoccupazioni del passato. Benvenuti. Il mio nome è Sky Larsen e sono il CEO di Brokatech. E questo è Daybreak.
Visto che vi siete tutti iscritti alla lista d'attesa, sarete curiosi di vedere come funziona Daybreak, ma prima chiederò ai nostri tecnici di chiudere subito la trasmissione. Non vogliamo certo che qualche intruso rubi i nostri segreti. Daybreak è un sistema di mappatura che acquisisce la mente Ed eccovi il bersaglio. Il mio pezzo grosso. Hai fegato. Anche solo pensare di prendersela con Larsen vuol dire avere le palle di più. Neutralizzare non rende l'idea. Il problema è che Larsen non si fa vedere in pubblico da quasi 2 anni. Non potete certo uccidere un ologramma. Sto cercando di rintracciarla da tempo e so dov'è casa sua qui a Londra, ma... ecco... Ma perché? Sky Larsen è un genio. Il suo lavoro sull'IA è rivoluzionario. Senza di lei non avremo Bagley. Che cosa ha fatto? Molte cose. Ma vedrete coi vostri occhi. La sua casa è a Westminster. Le cose che vedrete lì. Si è disconnessa. Bugs, puoi trovare la casa di Larsen? Ma certo, aspetta che apro le pagine gialle. Oh, guarda, eccola qui, proprio sotto la M di miliardarie che ovviamente non rendono pubblico il loro indirizzo di residenza, adorabile stupido essere umano. Sono riuscito a restringere il campo a St. James Square, ma è il meglio che riesco a fare. Chiama Naut, ci dirà dov'è. Ho già provato, è offline. Naut mi ha fatto capire che c'era qualcosa di terribile a casa di Sky. Mi domando cosa. Guida automatica attivata.
Ehi, ho trovato la casa di Sky. No, è di una certa Sky Lafantano, senza lei. Quante probabilità c'erano? Nessuna di queste case è di proprietà di Sky Larsen. Comunque, leggere contratti e confrontare nomi è una noia colossale, anche se ci ho messo 3 secondi. Ho analizzato i contratti di vendita delle case qui vicino e non c'è nulla che rimandi a Sky Larsen. La sua residenza non è qui. Guida. La dimora di Sky Larsen è qui vicino. Darò un'occhiata in giro. Essere forte. Puoi sempre arrendere. La prossima volta ci penserò. A tutte le unità, ripeto, a tutte le unità, ci segnalano un sospetto ostile nella vostra area. Dirigiamo verso il sospetto. Demente. Centrale, non vedo il sospetto. Attendo istruzioni. Vieni fuori! Ovunque tu sia! Interrompo l'inseguimento e torno in centrale. Beh, la storia di questo palazzo non è per niente sospetta. È di proprietà di Carcani Medical, ma ci sono alcune fatture per degli scavi del seminterrato pagati da Brokatech. Credo proprio che tu abbia trovato la residenza londinese di Sky Larsen. È stata abbandonata 2 anni fa, quando Larsen ha smesso di apparire in pubblico. Direi che è un bel giro per controllare come stanno i vicini ed obbligo, non trovi? Cazzo! Mi viene da vomitare. Troviamo l'intruso. Drone, inizia la ricerca. Vieni fuori, arrenditi. Qui tutto ok, cerco altrove. Attenzione agli agguati. Si ricorda che l'uso di... Merda, disattivazione. Mangia merda. Sicura fosse qui. Sapete cosa fare? Ispezionate l'area. Drone, ricerca. Thank you.
Benvenuta a casa, Sky Larsen. Sono felice che tu sia tornata dopo così tanto tempo. Assecondala. Ascensore bloccato. Forse un po' di musica ti metterà a tuo agio. Cosa gradiresti ascoltare? Ma quello che vuoi. Tanto non mi piacerà. Sky, non lavori nel tuo laboratorio da parecchio tempo. Vorrei aggiornarti sui tuoi progetti più importanti. Se non sei soddisfatta dei servizi domestici, posso contattare il servizio clienti Brokatech. Chiave attivata, ascensore sbloccato, laboratorio sotterraneo accessibile. Benvenuta nel tuo laboratorio. Questa poi. Ditemi che non ho le traveggole. Mi sentite? Sei troppo in profondità, non c'è segnale. Sta a te raccogliere più informazioni che puoi. Oh Gesù, che roba. Ma che senso ha costruire una casa qui sotto? Porta d'ingresso bloccata. Richiesta attivazione chiave. Porco demonio. Forse gradiresti fare due passi in giardino, Sky? Beh, non ci è voluto molto per trovare un cadavere. Ada. Ma la Larsen non mi dà l'idea di un amante dei cani. Ho riconosciuto alcuni vecchi esperimenti che forse vuoi rivedere. Spero che riprendano la tua visita. Data reconstruction in progress. Qualcuno ha lasciato un codice di accesso sul braccialetto. Forse apre la porta d'ingresso. CTOS AR, data reconstruction in progress. La mappatura neurale è perfettamente sicura. Che cos'è che non capisci? Ho detto di no ed è no. Non voglio sentire. Sono stata al garage. Ho visto che cosa hai fatto ad Ada. Ada è viva e sta bene! E la chiami vita? Sky, come ti vengono queste idee orrende? Non diventerò un'altra delle tue creazioni malate. Malate? Pensi che io sia malata? E com'è successo secondo te, eh? Sky, ascoltami. La decisione non è tua. Te lo vieto. E sono ancora tua madre. Mi dispiace, Sky. Temo di aver smaltito gli alimenti deperibili. Cosa? Mi dispiace, Sky. Nome esemplare? Ada. Specie? Border Collie. Aggiornamento status neurale. Viva e vegeta. Povera bestia. Non si può fare una cosa del genere a un essere vivente. Ecco, brava piccolina. Forse gradiresti andare di sopra. Molti ricordi di sopra.
codice per questa porta. CTOS AR, data reconstruction in progress. No, niente farmaci. Come? Forse gradiresti andare di sotto? Fatto. Non è stato tanto male, no? Gli altri? Forse gradiresti unirti a gli altri? È tutto sotto controllo. Sono qui, sei a casa. Questa non è casa. Questa non è... Desideri schiacciare un pisolino? Posso abbassare le luci? La camera della... Larsen. Ma sembra una stanza normale. Stai entrando in un'altra delle tue creazioni malate. Bagley, che diavolo sto vedendo? Mappatura neurale conclusa alle 13:27. Sky Larsen, soggetto deceduto nella mia stanza. 13:29. 2 minuti di deterioramento post-scansione. Rispetto ai primi tempi. Considerati fortunata, madre. Pronti per l'eliminazione neurale? Questo è il primo giorno della procedura di eliminazione neurale. Il primo soggetto è Sinead Larsen. Attivazione, ora. Sky! Dove sono? Non ci vedo! La lucidità del soggetto conferma ciò che vedo dal codice. La mappa neurale è intatta e funzionante. Soggetto? Inizieremo ora a eliminare le linee di codice. Cosa? Perché? Oh mio Dio! Mi hai disobbedito! Basta, madre. Amore, ti prego, non fare questo alla tua vecchia mamma. Lasciami morire in pace. Non mi hai mai creduto. Ma adesso lo farai. Giorno 2. Il fascio motorio è completamente inutile. Seleziona tutto e cancella. Mi sento male. Giorno 12. Per ora preserviamo il codice limbico. La risposta emotiva è affascinante. Ti prego. Giorno 20. Ora passo al lobo frontale. Il mio nuovo sistema di sicurezza non avrà alcun bisogno del pensiero autonomo. Sky, ti prego. Se solo capissi il dolore. Codice temporale. Funzioni verbali diminuite. Giorno 29. Finalmente cancelliamo il codice limbico. Come posso esserti utile, Sky? Accendi e spegni la luce. Molto bene. Suona un po' di musica. Sai che mi piace. Ottimo. Credo che questa nuova soluzione potrebbe funzionare. Che ne dici? Ne ho viste tante, ma questa... Spiega tutto. Prende un cervello umano con le caratteristiche...
Hai capito che non ero tua figlia, vero? Volevi farmi vedere quello che ti ha fatto. Sì, benvenuto. Non ti conosco. Non ci vedo. Ho paura. Ho paura. Sto cercando tua figlia. Puoi aiutarmi? Sì. Devi aiutarmi. Non voglio vivere così. Sai, è perversa. Se solo capissi il dolore. Sì, penso di avere capito. Io ti aiuto a morire e tu mi dici dove posso trovarla. Sì. Lasciami morire in pace. Come? Ho ricevuto le coordinate e un messaggio che dice solo grazie. Ora ce ne possiamo andare da qui? DedSec, ci siete? Naut. Sono di sopra. Raggiungimi quando puoi. Anche tu hai visto cosa c'è là sotto, vero? Sì, sua madre mi ha supplicato di... Ma non ho potuto. Ora sapete cosa c'è in ballo. Sta per lanciare Daybreak. Se non la fermiamo, moriranno a migliaia. E non moriranno e basta. Sky le torturerà per sempre. Sua madre mi ha detto dov'è. Ora possiamo trovarla. Davvero? Fantastico! Allora, vi siete decisi? La prenderemo. Tu guardaci le spalle. Perfetto.